Un tempo il cambiamento era graduale. Lo si vedeva arrivare, lo si analizzava, lo si accoglieva. Oggi non è più così. Nel mondo iperconnesso in cui viviamo, il cambiamento è esponenziale e le cose si muovono così velocemente che è difficile capire in che direzione andare. Quello che fino a ieri si poteva solo immaginare, oggi è realtà. Robotica collaborativa, intelligenza artificiale, Internet of Things, veicoli autonomi, bionica, realtà virtuale aumentata, tecnologia indossabile, big data, stampa 3D e 4D. Queste innovazioni si amplificano tra loro, creando la tempesta perfetta del cambiamento. Quale impatto avrà la tecnologia sul nostro modo di lavorare e vivere? Quali conseguenze e quali sfide per la salute e la sicurezza? Se grazie alla robotica e all'automazione le persone avranno meno probabilità di lavorare in ambienti pericolosi, tuttavia il lavoro digitalizzato avrà conseguenze a livello sociale, psicologico, organizzativo. Pensiamo al possibile monitoraggio continuo dei lavoratori, alla gestione del lavoro mediante algoritmi, all'aumento dei rischi ergonomici causato dalle nuove interfacce uomo-macchina e dalla crescita del lavoro online e mobile. Non facciamoci travolgere da questo inarrestabile processo di innovazione. Prendiamone le redini. Come? Restando umani. Nel vortice del cambiamento, le caratteristiche puramente umane come la creatività, l'immaginazione, l'intuizione, l'emozione e l'etica restano l'unico punto fisso. I valori di onestà e giustizia, la capacità di aggregazione e di collaborazione, i sentimenti di amicizia, fiducia e amore, la ricerca della felicità e della sicurezza, tutto questo dipinge il panorama sconfinato della vita umana. Un'immagine che le macchine non riusciranno mai a disegnare. Sicuramente la tecnologia ci darà sempre di più una mano, ma non ci darà mai un cuore. Dobbiamo imparare a conoscerla e a comprenderla, senza averne paura. Solo così ne faremo l'uso migliore. Come dice il futurologo Gerd Leonard, il futuro sta nella tecnologia, ma il futuro più grande sta nel trascenderla.